Civil Week 2024, ci troviamo in compagnia di Dario della Cascina all'Interno. Buongiorno. Buongiorno. Noi siamo l'associazione Amici Cascina all'Interno, che ha la sede dentro la Cascina all'Interno. Ecco, per dire che siamo un di cui di una roba più ampia. Associazione Amici di Cascina all'Interno, fondata nel 1995. Come mai è stata fondata e che attività svolgete all'interno di questa associazione? Allora, nel 1995 è nata per bloccare la speculazione edilizia che voleva abbattere la cascina per costruire, perché insomma, allora Milano era tutta da costruire. La lotta ha portato al vincolo delle belle arti, per cui non si poteva più buttarla giù, e a quel punto lì però è nato il problema di come gestirla, nel senso che il padrone suo, che l'aveva comprata per costruire, non sapeva più cosa farsene. Allora la soluzione che è stata trovata è scambiare la cascina col comune, quindi è diventata di proprietà comunale, in cambio del permesso di costruire altrove. Allora a questo punto la cascina era salva, anche nel senso che era proprietà comunale, ma comunque doveva venire restaurata. Allora il terzo passo è stato l'Expo, che aveva a tema la terra, l'agricoltura, le acque, e che fra le opere, diciamo, a contorno hanno previsto la cascina all'interno come ingresso al Parco delle Cave, quindi bisognava rimettere a posto la cascina. E quindi l'Expo ha dato il via al lavoro di ristrutturazione. Però anche lì, una volta ristrutturata, poi bisogna utilizzarla. Allora la soluzione che è stata trovata è stata di darla a un agricoltore, che in realtà era un apicoltore, quindi non aveva bisogno di terra, perché le api non hanno bisogno di terra. Però essendo agricoltore il comune gliela ha potuta dare, diciamo, direttamente, senza fare un bando, nel contratto che comunque lui deve tenere aperta, disponibile, eccetera, eccetera, e che deve tenere noi, Associazione Amici Cascina all'Interno, avere una sede dentro, ecco. Quindi questo è lo stato attuale, per cui la cascina è pubblica, è restaurata, ci sono ancora un po' di lavori di finitura in corso, è utilizzata, diciamo, per scopi vari, e noi cerchiamo di tenerla il più possibile aperta e disponibile ai cittadini di Milano, perché è proprietà dei cittadini di Milano. Certo. Ecco, il problema è questo, che la gente deve capire che il patrimonio comunale è patrimonio loro, e quindi loro in prima persona devono occuparsi di salvaguardarlo. Da questo punto di vista è emblematica la storia del Parco delle Cave, che è nato così per il movimento di tutta la gente che abitava intorno a questa zona, che era estremamente degradata. Scusate, io sto divagando sul parco, ma penso che vi interessa, perché comunque un po' più in grande, ma la stessa storia dell'interno. Quindi sta zona, che c'erano le cave, facevano il cemento, si spacciava tutta la droga di Milano, prima che a Rogoredo la spacciavano tutta qua, era estremamente degradata. Allora è stato il movimento dei cittadini di Bagio, Quinto Romano, eccetera, che ha fatto pressione sul comune, ha fatto manifestazioni, hanno rivitalizzato il parco, finché il comune si è messo a farlo diventare un parco, e adesso la lotta è mantenerlo curato, vivo, attivo, a disposizione di tutti. Anche noi cerchiamo di mantenere questo con queste visite guidate che facciamo, quindi oggi c'è quella col botanico, poi ci sarà quella con l'entomologo, poi ci sarà... Infatti, in occasione della Civil Week 2024, l'associazione Cascina Amici all'Interno cosa ha organizzato oggi? Sempre nel Parco delle Cave, che è qua a due passi proprio da noi? Esatto. Per, diciamo, appunto, sostenere questo aspetto, che la gente si interessi di quello che ha attorno a casa, del parco che è anche loro, noi spesso organizziamo queste visite guidate, in genere a tema, no? Quindi con un esperto di un argomento che racconta il parco da quel punto di vista, ma che è sempre una maniera di spronare la gente a interessarsi, no? È bellissimo uscire con l'entomologa degli insetti, con i bambini che escono fuori, cominciano a tirare fuori insetti da tutte le parti, i bambini tutti contenti, e lei di ognuno gli racconta vita, morte, miracoli, e dici: siamo arrivati
cioè abbiamo fatto 10 metri, no? Ma lo stesso adesso vedrete col botanico, perché uno dice, ah, il prato, le erbe, le erbacce, le ortiche, no? In realtà anche in un prato c'è una grande ricchezza. Allora, noi la ringraziamo tantissimo e andremo a scoprire con l'esperto botanico che cosa ci sarà all'interno delle cave. Lo scopriremo insieme a lui. Intanto, grazie mille e buona Civil Week a tutti. Grazie a voi e arrivederci, a presto.